Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Arduino Schenato da iRforex.com e questo è l'ultimo video dell'anno e come ultimo video dell'anno vorrei parlare di 5 cose che potete fare quest'anno per migliorare il vostro trading. La primissima cosa da fare a livello tecnico è quella di cercare di farsi una watch list con pochi mercati e conoscerli bene. Dal punto di vista operativo, per com'è il mio approccio al trading, vi consiglio di rimanere tra i 5 e i 10 mercati al massimo. Per esempio, posso dirvi se vi piace il forex euro-dollaro, sterlina-dollaro, dollaro-yen, Australia, sul dollaro americano. Per esempio, metterci un indice come l'S&P 500 e un indice europeo come magari l'Eurostoxx o il DAX, di tedesco. E per quanto riguarda le materie prime, per esempio oro, argento, petrolio, ecco, una di queste o entrambe. Io per esempio studio molto l'oro e il petrolio. Quindi diciamo che una watchlist che va a prendere 7-8 mercati, conoscerli bene e studiarli, diciamo, settimanalmente è una cosa che sicuramente può migliorare il vostro trading poi nel tempo. Altra cosa, usare esclusivamente time frame grandi come il daily e il weekly. Non andate più giù di questi time frame per tutto il 2021, sia per quanto riguarda la vostra analisi e sia per quanto riguarda proprio il cercare delle impostazioni buone per fare il proprio trading. In questo modo sicuramente si rallenterà il vostro trading. Ovviamente dovete però strutturarlo più su una base settimanale per poi nel daily cercare esclusivamente magari delle conferme, perché altrimenti a volte noto che c'è chi trada il daily quasi da scalper, cioè ogni giorno trova delle cose da fare. Questo non è possibile. Ricordatevi che bastano quei pochi trade al mese per poi creare nel tempo un plusvalore nel vostro conto di trading. Anche perché diciamocelo, per afferrare dei buoni movimenti di prezzo ogni mese bastano appunto quei pochi trade, ma di qualità. Se voi fate uno studio dei mercati e guardate come si muovono durante il mese, ci sono quei movimenti che fa il mercato e magari cercare di afferrare quei movimenti, sicuramente alcuni non si riusciranno ad afferrare, ma probabilmente i migliori saranno vostri. Quindi questa è una cosa fondamentale, a mio avviso, una caratteristica assolutamente da implementare, se ancora non l'avete fatto, nel vostro trading per il 2021. Terza cosa, ridurre il tempo nel cercare il trade, nel cercare l'opportunità, a favore invece di dedicare tempo a migliorarsi nel trading. Migliorarsi nel trading significa imparare a leggere il mercato, imparare a capire come si muovono i mercati, ecco perché pochi mercati, quindi acquisire quella sensibilità su quei mercati, pochi, ma che studiandoli ogni giorno e cercando di capire come lavorano, sicuramente poi diventerà tutto più semplice. Ovviamente anche cercare di migliorarsi, quindi lavorare sulla nostra parte, su di noi, quindi sulla nostra emotività, sui nostri appunto processi decisionali, su tutto quello che spesso vi diciamo anche nelle nostre live con Antonio. Quindi cercare di migliorarsi, usare il tempo non tanto per cercare l'opportunità, ma per migliorare il proprio approccio al trading. Quarto punto importantissimo è avere focus sull'obiettivo. L'obiettivo deve essere di lungo termine, quindi non è l'obiettivo cercare di fare i 100, 200, 300 euro al giorno, ma cercare di pensare come un'azienda. Quindi ogni trade ha un peso poi nel cumulo del totale di trade a fine anno e quindi cercare di ragionare pensando che quando si clicca, quando si entra sul mercato, poi questo avrà influenza sul nostro risultato a fine anno. Quindi dare peso ad ogni singolo trade, seppur ogni singolo trade, un trade non fa poi la differenza, ma uno più uno più uno poi la fa la differenza. Focus nell'obiettivo, quindi, che è tradare bene, perché tradare bene ci porta a un risultato positivo a fine anno spesso. E questo poi va di pari passo con rischiare piccole percentuali del proprio capitale dedicato al trading su ogni singolo trade. Non c'è un trade meglio dell'altro e nell'ottica discrezionale, cioè il modo con cui faccio trading io, non è per forza che un trade che ci è andato bene, che ha fatto anche un ottimo risultato e aveva una particolare, diciamo, struttura, deve essere per forza uguale a un altro che ci assomiglia, perché ogni trade poi avrà un suo risultato che non è per forza identico a quello fatto precedentemente.
Quindi per concludere, focus all'obiettivo. L'obiettivo è cercare a fine anno, quindi tra 12 mesi, di avere un risultato positivo. Ogni mese, ogni giorno sicuramente influenzerà il nostro risultato e quindi cercare oggi di fare il meglio che possiamo fare nel nostro trading. Per fare questo, e arriviamo al quinto punto, è meglio scriversi le proprie operazioni. Quindi diciamo condurre un diario di trading, cercare di scrivere un diario di trading con le caratteristiche dei trading che si fanno, i mercati che si tradano, le motivazioni, tutte le caratteristiche che poi andando a rivedere ovviamente questo diario sicuramente ci farà crescere. Sia i trade che sono andati diciamo a profitto, che hanno realizzato un profitto, sia nei trade che invece abbiamo realizzato una perdita, un costo. Come sapete, spesso dico che quando mi chiedete qual è il miglior libro che posso leggere per fare trading, il miglior libro che potete leggere è il vostro diario di trading. Quindi scrivetevi quello che fate ogni volta che fate qualcosa. Risultato finale, gestione dello stop, gestione del target e tutto quello che appunto ne va poi ristudiando quello che avete fatto del vostro processo di miglioramento nel trading. Diciamo che questi 5 punti sono i punti più importanti che mi sono venuti in mente per darvi così dei consigli per il prossimo anno, visto che ormai tra qualche giorno è appunto il 2021 e quindi cercare poi di metterli in pratica, ovviamente. Vedrete che, anzi, scrivetemi qui nei commenti se trovate qualche spunto oppure. Insomma, mi piace che ci sia un pochino di interazione proprio perché magari nasce anche qualche spunto per fare un nuovo video, magari anche collegato a questo. Quindi, dopo avervi così fatto spendere questi minuti cercando di farvi capire quali possono essere magari così le caratteristiche per migliorare il vostro trading, non mi resta che salutarvi, augurarvi un bellissimo 2021, soprattutto di formazione e di crescita nel trading. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e a questo punto vi saluto e ci vediamo il prossimo anno a questo punto. Ciao a tutti!